Entriamo in onda, vi mostro subito le formazioni ufficiali delle squadre che scenderanno in campo a brevissimo. Partiamo da Lazio-Milan, guardando anche l'altra formazione, così sul campo la commentiamo insieme con te. Vai, Mirko, così anche a favore di telecamera, chi è a casa può vedere, insomma, proprio le pedine sul campo, partendo dalla, dalla porta di Maignan. Maignan in porta, Emerson Royale a destra, Tomori, Pavlovic e Terracciano sulla sinistra, Fofana, Renders, nuova coppia di centrocampisti, con Ciucu sulla destra, Loftus e Pulisic, con Okafor che gioca da punta. Il Milan ha già giocato una volta con questi 3-4 giocatori. Non dico quanto è finita per scaramanzia, però c'è un precedente, poi magari lo andremo a dire più avanti. La Lazio risponde con prove dell'importa: Tavares, Romagnoli, Patrick e Lazzari, Rovella, Guendouzi, Ciaunà, Dia, Zaccagni e Castellanos in avanti. Sì, l'ultima volta all'Olimpico, però il Milan ha vinto. Allora, sì, diciamo che il 20 era molto più forte la Lazio prima, adesso no, ma io intendevo in proprio in panchina c'è Ebram, lo ricordiamo, sì. Perché in panchina c'è Ebram e questa insomma è un po' una novità del c'è un Cagliari-Milan in cui il Milan giocava proprio con questa formazione, con Leao in panchina, insomma il Milan vinse, vabbè, di era la sesta giornata del 2023, insomma, però vabbè, sono un po' dei dati che lasciano il tempo che trovano. Romagnoli, lui che ha vinto proprio l'ultimo scudetto con il Milan. Sento che la tensione è palpabile in questo studio. Già. Qua ci sono Crudele e Mirko Palo, la sento come se fosse quasi l'ultima panchina di Paolo Fonseca, se non dovesse andare bene, cioè vabbè, sento quasi se tu questo. La senti così, io la sento come un Lazio Milan che è importante, ti sento nervoso ma in tutte le stasera. Partite sono nervoso, ma devi giocare il Milan del solito, stasera più del solito, allora sarà come dici te, non lo so. Comunque tutto pronto, la Lazio che attacca da sinistra a destra. Era una personcina così adorabile qualche tempo prima. Fa. Adesso è diventata una roba allucinante. È iniziata Tiziano, vai con la cronaca Mirko. E andiamo! E allora subito un lancio lungo di Guendouzi a cercare Ciaunà, ma c'è un colpo di testa del giocatore del Milan, sarà rimessa laterale proprio per Lazzari nella metà campo rossonera. Vediamo Lazzari con la palla tra le mani, si muovono davanti i suoi compagni, prova a cercare Ciaunà nel centro. Oh. Occhio perché si è liberato ancora Ciaunà che riceve l'1-2, occhio! Oh! Salvataggio! Scivolata, riesce a evitare un gol. Quello che stava lui giocatore, lui ragazzi, veramente, questo giocatore è una frittatona. C'è stato l'1-2 tra Ciaunà e il compagno, ancora Ciaunà in area di rigore, ha restituito il pallone, prova ad anticipare Maignan in uscita, Maignan che tra l'altro rimane a terra e Pavlovic in scivolata col mancino riesce a evitare che la porta che il pallone sorpassi la linea del gol, insomma, però adesso occhio perché c'è Maignan a terra. Vediamo un attimo. Sì, mi sembra tra l'altro la prima azione vera in cui il Milan arriva nell'area avversaria in maniera più concreta, cioè più cattivo rispetto a quanto visto fino adesso. Vediamo Pulisic. Vediamo Cristian Pulisic che alza il braccio, chiama lo schema, la palla dietro sul secondo palo. Io l'avevo detto, però. Prende Pavlovic! È la seconda partita di fila, il terzo stacco sui calci d'angolo e stavolta però, la resta. Però questo significa una cosa. Grande Pavlovic! Che quando un giocatore è di personalità, tutti i discorsi che facciamo dell'inserimento così sono vani. Quando hai personalità fai sempre la differenza. Vai, vai. In difesa e in attacco. Grande Pavlovic! Testata da parte di Pavlovic che da lì a 2 metri non può sbagliare. Andiamo con l'onda gol. Allora, ricapitoliamo cosa è successo anche per chi, insomma, non ha avuto modo di seguirci, magari è entrato ora, perché Pavlovic, migliore in campo, l'avevamo detto proprio 2 minuti fa, ora su calcio d'angolo da parte di Pulisic con un'incornata trafigge la porta avversaria. Mirko? Sì, allora, il Milan era riuscito per una volta con un'attenzione, adesso Maignan esce di testa e riesce a sventare un'occasione per la Lazio, era riuscito ad attaccare dalla sinistra, c'è stato un calcio d'angolo, Cristian Pulisic, la palla nel cuore dell'area piccola e Pavlovic riesce a sovrastare Patrick, ad anticiparlo e a bucare il portiere Provede. Tra l'altro c'è una percentuale altissima di Pavlovic sui calci d'angolo perché è il terzo, attenzione, la palla dentro la Lazio! Anticipo di Fick Tomori che riesce a svettare su Castellano, sarà calcio d'angolo per la Lazio perché la Lazio prova a rispondere. C'è vicino Oca, Okafor prova ad andarsene, Oca se ne va dalla sinistra, attenzione Okafor, poi finisce a terra, la Lazio per Cristian Pulisic, il passaggio dentro! Palla gol, non riesce
Era perfetta Tupin, quella situazione, Tupin, perfetta. Tupin. Recupera dall'altra parte, Emerson Royal, ma Loftus. Okafor è partito da esterno, ha saltato l'uomo, ha giocato su Pulisic, ha crossato in mezzo. Praticamente noi giochiamo senza un attaccante fisso, perché si sposta sempre sulla... Era Loftus sulla... che doveva andare. Ma Loftus in scivolata non è arrivata sul pallone squisito di Capitan America, ma ancora il Milan. Vai! Però poi dopo la palla filtra e niente, non c'è nulla, recupera Provede. Buon Milan, buon Milan, buon Milan! Che attacca, mamma, Dia si sovrappone da Vares, mamma, bello, gol! Gol della Lazio, gol di... Poi da 20 minuti che... sarà 20 minuti che ripeto questa cosa, 20 minuti che ripeto questa cosa. Allora ragazzi, Tiziano... Cross dalla sinistra e centralmente ancora un altro inserimento che ha provocato, prodotto il gol, il pareggio della Lazio, che sostanzialmente è giusto. Giusto, allora facciamo così, onda gol e poi commentiamo tutto assieme. Rivedendo insomma l'azione, Mirko, raccontacela brevemente. Sì, c'è Dia che l'ha data in sovrapposizione a Tavares, che la mette dentro molto bene. Terracciano si praticamente ha perso il suo uomo. È un po' l'errore che aveva fatto Teo col Parma: si perde il suo uomo. Stavolta se l'è perso Terracciano, e Castellanos che arriva col piattone la mette dentro in posizione centrale. Ma sul lato di Tavares, scusami, c'era Renders che marcava, perché cambiano sempre le posizioni. Ma ripeto, quando cambi le posizioni, il possesso della Lazio, Chukwueze non può andare a giocare centrale, perché se giochi centrale non ci vuole uno scienziato per capire che sul cambio gioco da questa parte l'esterno della Lazio si metterà dietro Emerson Royal. È quattro volte successo, ma lo capirai dopo. Attenzione, quattro volte ancora Isaksen dalla destra, se ne va via Pavlovic, stavolta Isaksen la mette sul secondo palo lunga, va di testa Zaccagni, la palla rimane di Castellanos addosso a Tomori che finisce a terra, la presa probabilmente negli Zebedei, adesso Chukwueze ancora, il Milan prova a ripartire con Christian Pulisic per Loftus che taglia verso il centrocampo, messo giù da Zaccagni, ammonizione per il giocatore della Lazio. Meno male che Loftus ha preso sto calcio di punizione, perché insomma era un contropiede, ma allora era in otto a ripiegare quelli del Milan, solamente due. Però adesso secondo me Fonseca deve fare qualche cambio, perché già prima non abbiamo fatto un'azione già da prima, era Fonseca tempo. Avrebbe dovuto fare qualche cambio, si vedeva, perché il Milan e soprattutto la Lazio è entrata nel secondo tempo, era una Lazio ben diversa. Allora, dentro, mamma, pericolo, e riesce a spazzare. Sì, però adesso la ragazzi devi cambiare, o cambi qualcosa lì in mezzo, che stanno dormendo, non ce la fanno più, non lo so. 65 sempre la palla alla Lazio, ancora dalla sinistra, si sovrappone ancora Tavares che va via verso Royale, arriva sul fondo, pericolo, arriva il gol della Lazio. Non ci credo, non è possibile, uguale a prima, non è possibile. Cioè, quello che dico, cioè, fotocopia del gol è di quello prima. Ma come fare, io quello che dico, ma se lo dico io, ragazzi, cioè non è... Ma se lo sto dicendo da mezz'ora, ma come fai a non capire che su quella fascia ti stanno entrando da 25 minuti? Come fai a non vederlo? Cioè, quello che ti dico, ma cosa ci vuole a capirlo che su quella fascia ti sono entrati 20 minuti? Una mancanza collegiale a livello difensivo di tutta la squadra, tutti insieme qua hanno sbagliato. Scusami, allora facciamo così, andiamo con l'onda gol e poi ricapitoliamo due azioni, come giustamente ha detto il nostro Tiziano Crudeli, fotocopia che hanno portato nel giro di quanti minuti? Sì. Ma 5 minuti sono passati. 8 volte il Milan prende tutti uguali, tutti la così. Ribalta la partita. Ma guarda questo, con Tavares. E poi lo vediamo anche qua l'assist. Parlo stavolta che si fa uccellare. Questa volta gli va via il giocatore. Allora facciamo così, andiamo tutti così. Andiamo con l'onda gol e poi li rivediamo. No, non è via. Allora andiamo a rivedere la lavagna insieme. Intanto è Pavlovic che non riesce ad arrivare in tempo. Ma non è devo colpa dire, la sua sua, prova è stata comunque perfetta. Però palla dentro, non è colpa secondo sua, me. Ancora, su questa che si fa anticipare. Ancora la Lazio dalla sinistra con Zaccagni.
Non è possibile, il Milan che è totalmente in bambola, non si muove più nessuno, la Lazio c'ha fuoco negli occhi e il Milan nulla, li guarda e non si muove niente in panchina, io non capisco, ma prova a cambiare qualcosa, no? No, mi spiegate che ruolo fa Chukwueze, perché io non sto capendo se faccia la seconda punta o se fa l'esterno, poi non c'è mai su quella fascia lì. Il problema non è su Chukwueze, ma la terza volta, Tiziano, che ci entra... Magari fosse un problema solo quello. È un problema ma generale. Quello sicuramente. Una difesa che non sta in piedi. Offre 50 occasioni agli avversari. È messo uno Royale. No, ma non c'entra nulla centrale. Adesso. Ma non c'entra nulla, è messo uno Royale. Dai. Non è normale che Tavares qua, sulla fascia sinistra. Ma quello sicuramente. Ma c'è Chukwueze, l'abbiamo segnato lo stesso, va bene, pazienza. E andiamo! E Lea, succede Lea, tutto! Lea. Succede va, tutto! Va. Quando siamo in pubblicità... Babra! Paolo! Bizzarro, non ho più Paolo. Voce! Ma perché dobbiamo soffrire sempre come dei cani Paolo. Così? Perché? Allora ragazzi, piano piano, ricapitoliamo cosa è successo. Perché c'è stata un'azione spettacolare cambi, dei quattro cambi nuovi di Lea, infatti. Cambi, sono arrivati Fonseca, lo ribadiamo. Sì, Lea, perché sono entrati. Fernandez, Musà e... Teo. E proprio loro hanno orchestrato l'azione che ha portato il 2-2 del Milan con Abraham che è stato molto altruista a servire. Espulso Suzuki. Sta succedendo di tutto, è espulso Suzuki, arma in 10 e fallo. Tanto vedremo che cosa succede perché stanno protestando. Ripetiamo l'azione, c'è il lancio di Mazzotti per Neres, esce Suzuki che prende il pallone, poi con la gamba tesa mamma mia, espulsione nettissima. Sì, entra, prende il pallone, ma con la gamba tesa va a colpire Neres e quindi espulsione, fallo fuori aria, va con la gamba kamikaze. Mamma mia! Kamikaze, l'espulsione. Adesso Vecchia pure si arrabbia, attenzione Vecchia si arrabbia, non so se è stato espulso anche Vecchia. Conte ovviamente fa segno che bisogna recuperare e sta per cambiare, succedere di tutto. Parma aveva fatto altre due sostituzioni perché erano entrati Osorio per Balog e poi era uscito anche Mihaila e al suo posto era entrato Charpentier. Adesso esce Suzuki, protagonista di questa partita, ha fatto degli ottimi interventi in questa sfida con Kvaratskhelia. Vediamo chi farà entrare il portiere di riserva del Parma e poi il Parma deve sostituire, deve giocare un lume in meno, quindi vedremo quale sarà il giocatore che uscirà. Attenzione perché in porta mi pare che ci vada un giocatore, ci va sì. Bernabé. Sì, incredibile, no, si leva la maglia perché ha levato la maglia a Bernabé, perché che cosa succede? Perché non può cambiare il portiere perché si mette qua. No. Ecco qua chi è che va, Del Prato, va Del Prato, quindi no, Bernabé, quindi va Del Prato, mette Del Prato la maglia. Allora ragazzi, perché il Parma ha finito le costruzioni, penso, no? Sì, erano 2-4-5. Conte si arrabbia, vuole il tempo, ma tanto l'arbitro le farà recuperare. Sì, bisogna fare il segno dell'orologio, Conte, sì. Sì, assolutamente. C'è questo cambio, Del Prato in porta. Del Prato in porta, Parma in 10, Del Prato in porta anche come capitano. Mette i guanti e glieli mettono perché credo che Del Prato neanche a casa sua abbia mai messo i guanti, non lo so, comunque Cicizzola, ti metto la maglia di Cicizzola e la maglia di Cicizzola, esatto, con la maglia di Cicizzola e Del Prato in porta. Adesso come più abbiamo 13 minuti per ribaltare la partita, sì. Con un portiere che non è portiere, con il Parma in 10, con Neres e Lukaku in campo, calcio di punizione per il Napoli con Kvaratskhelia, Del Prato che è stato uno dei migliori, se adesso si mette anche a parare veramente qua non si capisce più niente. Andiamo a vedere che cosa succede, ti racconto. Occhio che Milan sta contro te. Aspetta un attimo perché per l'altra sta succedendo di tutto sul fronte del Milan, vai. Pulisic per Rafa sulla destra, Rafa centrale da Loftus,
Vicino per Fofana, che è molto molto stanco, per Ebram. Ebram contro il giocatore della Lazio, lo lascia lì, però poi si mette davanti. Marusic riesce a sventare l'occasione per allora il Milan. Allora andiamo a Napoli velocemente per seguire questo calcio di punizione su Kucek Vara. Sì, è entrato anche Simeone per Mazzocchi, ovviamente 12 attaccanti nel Napoli, Neres, Lukaku, Kvaratskhelia, il solito Simeone, perché l'uomo in più è Kvaratskhelia, la mette dentro, il colpo di testa da parte del Parma che ribatte fuori, allora siamo al 78esimo minuto, 12 più un congruo recupero da affidare. Allora bisogna stare calmi, Neres che ha già procurato un'espulsione, un cross, sul secondo palo, eccolo qua, dove va del Prato? Non c'è, stiamo giocando senza il portiere. Kvaratskhelia la respinge a Bernabé, ma tirata in porta, basta che tirate in porta, porca miseria, basta che tirate in porta, rimessa per il Napoli, con il Napoli che adesso prova in tutti i modi a recuperare la partita. C'è un check, non so di che cosa si tratti, Tremonata ha fermato il gioco, si riprende, quindi adesso c'era un vero e proprio assedio a fasce. Il Parma, che ha costruito nel primo tempo una grande partita, nel secondo tempo ha fatto davvero molto poco e adesso è anche con l'uomo in meno. Lobotka, palla dietro per Rachmani, per Di Lorenzo, bisogna giocare sulle fasce, girare la difesa. Aspettate un attimo, scusami Gianluca, no, continua, poi vi do una notizia, prego. Vai del Prato, sì, Neres la parata, vai Maria Cara. Perché è importante segnalare che al 28esimo minuto del secondo tempo, quando c'è stato il cooling break sul campo della Lazio, Leao e Teo non hanno partecipato al raduno che c'è stato vicino alla panchina di Paolo Fonseca, sono rimasti lontani dall'altra parte del campo, quindi non hanno partecipato alla pausa comunque acqua, sono restati lontano da Fonseca che ha parlato ad alcuni compagni. Sarebbe da chiamarlo time out, come si dice nel basket. Perché è un cooling break, però in realtà diventa un time out. Esattamente. Era però è clamoroso che dopo il gol di Leao, avvenuto grazie a una triangolazione proprio con Ebram, ma con Teo anche, quindi Teo, Ebram, che sceglie di non tirare, di essere generoso, di passarla a Rafa Leao, due minuti dopo c'è il cooling break, c'è comunque il time out, e ragazzi, succede che Leao e Teo non partecipano, e questo è un dato eclatante, è qualcosa che deve essere sottolineato e che sarà approfondito. La sinistra arriva sul fondo, la palla dentro a Rimorchio, occhio perché Terracciano forse l'ha presa con la mano, l'arbitro dice no. Che non c'è nulla, però io ho paura, perché l'ho visto anch'io il fallo di mano, però vediamo adesso se la palla andrà fuori, che numero che sta pure, si deve andarsene da Dià, ma ancora Rovella che recupera il pallone sul limite del fuori gioco, Castellano se entra dalla sinistra, la palla dentro, Maignan, che miracolo, e poi Pavlovic che l'allontana. Ragazzi, però io mi sembra di vedere una squadra di dilettanti quando attaccano, entrano come una lama rovente nel burro. Aiuto, vediamo se adesso ci sarà un check, forse la foglia. Intanto questa è 2-1, esplode il Maradona, Conte impazzito, anche Antonio Conte. Leao che ride intanto, Leao zoppica, secondo me si è fatto male. Sì, le telecamere soffermano sul sorriso. Allora, finita l'Olimpico 2-2, quindi pareggio, partita pazza. Dopo vi raccontiamo tutto, però finiamo di invece raccontarvi quello che sta succedendo al Maradona, perché non è testa, ancora terminata. Dice Conte, rimaniamo concentrati, scatenato. Andiamo con l'onda gol. Partita ribaltata, partita della formazione di Antonio Conte con il grande cambio, ossia con Romero Lukaku che arriva alla sua prima da titolare proprio con la maglia partenopea e fa subito gol, e poi l'incornata da parte di Anguissa. Neres decisivo, ha sì, fatto Neres, un cross anche lui decisivo, i cambi sono stati decisivi da parte del Napoli, di grande qualità, lo sono stati in parte per il Milan che non è riuscito però a continuare sulla stessa scia, insomma, dei primi minuti, e adesso capiremo anche cosa succede dalle parole dei protagonisti della partita. Ebram, insomma, per lui è come se fosse ancora un derby fino a poco tempo fa, giocatore della Roma, e poi approfondiremo invece le situazioni da parte di Teo Hernandez e di Rafa Leao. Anche tu mi dicevi che hai visto Rafa Leao un po' zoppicante. Sì, zoppicava, quella smorfia era di dolore perché zoppicava. Io ho visto un sorriso, mentre probabilmente più una smorfia, come dici tu. Adesso però vado a Napoli per seguire con voi gli ultimi minuti di questa partita pazza. Prego Gianluca.
Ah, pazzia, un eufemismo, mia gara. Qua, le come devo chiamare Gianluca sta partita? Se questo campionato che comincia così tra Conte, qua non ci arriviamo. 10 minuti sono tanti, sono lunghi. Ma non ci arriviamo proprio a fine anno, non ci possiamo mai arrivare se le partite sono così. Il Napoli ci prova ancora, allora 98 e 15, mancano meno di 3 minuti, ci sarà un addendum ovviamente per il gol realizzato da Anghissa. Il Napoli, lo ricordo, però in superiorità numerica decisiva l'espulsione giusta, legittima del portiere Suzuki per il fallo su Neres, che è entrato, ha preso un'espulsione, ha fatto un assist. Ve lo sto dicendo, ragazzi, Neres, Lukaku, Kvaratskhelia, questo è il tridente, non ne voglio sapere nient'altro. Neres, Lukaku, Kvaratskhelia, nient'altro di più. Kvaratskhelia adesso gestisce il pallone, 99 minuti sul cronometro, 2 al termine degli 11 di recupero dati dall'arbitro. Complimenti comunque al Parma, il primo tempo che ha giocato, nel secondo tempo ha fatto poco, il Napoli è cresciuto e sicuramente poi è stata determinante l'espulsione del portiere di campo, già finiti, che hanno consentito al Parma purtroppo di non mettere il portiere Cicizzola in punta, di mettere il giocatore del Prato. Gianluca, intanto vi do un'indicazione, perché adesso seguiremo anche quello che succede all'Olimpico nel post partita, perché si tratta della peggiore partenza del Milan dal 97-98, con 2 punti solo conquistati in 3 gare. Era successo all'epoca, in panchina c'era Fabio Capello e il piazzamento finale fu questo, decimo. Intanto torno da te, Gianluca, e poi ripartiamo anche da qua. Trema il Maradona perché Lukaku a terra. Lukaku a terra ha avuto un calcio. Lukaku non credo che uno che faccia scene, vediamo, è ginocchio, il famoso ginocchio con Alquist, che è quello che fa molto male, quindi è dolorante, esatto, è dolorante Lukaku, speriamo che non si tratti comunque di nulla di particolare, perché adesso c'è la sosta, si può riposare, può entrare in forma. Una bestia Lukaku. Piano piano, insomma, fare le cose, ma ragazzi... Tiziano, intanto che capiamo cosa succede a Napoli, però voglio venire da te, perché la partita si è chiusa come? Tutti ci aspettavamo che il Milan la riacciuffasse con i cambi dalla panchina, invece no. Ebbene, l'ha fatto, no? Ma invece è entrato dentro... C'è da notare, al di là del... Un pareggio com'è? Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto? E il Milan ha la peggior difesa del campionato dopo 3 giornate, ha subito 6 gol, 2 per ogni partita. Questo è un dato di fatto estremamente preoccupante. Siamo reduci dei 49 gol subiti l'anno scorso in campionato e 69 nell'arco della stagione. Nonostante i correttivi effettuati, continuiamo a subire gol in maniera incredibile. Quindi sono molto preoccupato, proprio perché questa squadra, almeno secondo il mio punto di vista, tatticamente è sempre mal disposta e concede molti spazi agli avversari. Quindi prendiamo atto di questo tipo di situazione, portiamo dei correttivi, anche magari in panchina. Anche in panchina? Mi stai dicendo che... Cosa vuol dire i decorativi in panchina? Ma vuol dire che non è possibile. Cambiamo. Che il Milan prenda 6 gol in 3 partite. È un Milan che doveva essere competitivo, un Milan che ha speso 71 milioni nel calciomercato. È un Milan che teoricamente si è potenziato e continua a subire gol in maniera incredibile. Abbiamo segnati 5, ma non conta niente, sono i 6 che abbiamo subiti. E abbiamo concesso agli avversari... Ancora una volta diverse opportunità. Secondo me dall'inizio del secondo tempo c'è stato un momento in cui non è entrato la partita in campo il Milan, taccheggiava. No, ma secondo in quel tempo momento parte l'azione di Nervi, di Leao, cambia, Teo, quello che ha fatto dopo, cambia, metti dentro Leao e cerca il secondo. Invece le hanno fatti rinascere, perché la Lazio è rinata, perché ha iniziato a giocare sulla sinistra, che trovava il buco continuato e basta. Tutto lì, ma anche che... sulla destra sulle fasce Tiziano, siamo vulnerabilissimi. Tiziano, è più bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto oggi, per come sono andate le cose? Cioè, c'è stato un momento in cui il Milan era sotto di un gol, chiaro, poi le è più bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto mezzo, oggi? È un Milan assolutamente criticabile, assolutamente. Quindi non è concepibile 3 partite, 6 gol subiti. Poi si può vincere o si può perdere,
ma non è concepibile. E abbiamo concesso anche stasera diverse opportunità agli avversari. Ed era l'aspetto su cui invece doveva lavorare questo Milan, così, perché era un problema nel Milan di Pioli, ed ora è diventato a maggior ragione un problema ancora più grande, forse ingigantito, con questo sistema di gioco da parte di Fonseca. Mirko, poi vado da Francesco. Non siamo al 103esimo a Napoli, sì. Si gioca ancora. Ma vuoi fischiare sta fine, tremolato, sono 13 minuti di recupero, ma che stai aspettando? Ma dobbiamo fare mezzanotte qua stasera, ma che dobbiamo fare? 13 minuti di recupero, che vuoi giocare? È 2-1, hanno ribaltato, figlio mio, che vuoi? È colpa di Suzuki. Si gode il suo momento, effettivamente, anche se ancora un po' il cardiopalma. Ma se pareggiava invece voleva... Se pareggiava era un problema, però in realtà con la forza del suo interprete riusciva. Ma non è successo, non è successo. No, ma non per quello. Mi fai ridere. Allora andiamo su Lazio Milan a vedere invece lo scout della partita, perché gol andiamo sui gol attesi 1.98 per la Lazio. Questo vuol dire che la pericolosità da parte della formazione di Baroni è stata molto superiore rispetto a quella del Milan. Posso parlare leggermente superiore da parte della formazione rossonera, però non mi sembra un dato che comunque possa essere indicativo. Tiri in porta 4 da parte della Lazio, 3 per il Milan, tiri fuori 3 per il Milan, 0 per la Lazio, tiri respinti 1 della Lazio, 2 per il Milan, conclusione pericolosa sono 5-5, corner 5-7 per il Milan, falli fatti 9 per Lazio, 5 per il Milan. Attenzione, attenzione Osorio, no, Anquist, miracolo di Meret, miracolo di Meret, mamma mia, al 104esimo Meret, che miracolo, questo vale più di te, una tripletta in campionato, in Coppa del Mondo, è un miracolo quello di Meret, ma che fai battere il calcio d'angolo al 105esimo, ma che stiamo ai supplementari, ma che sta succedendo al Maradona, ma stiamo scherzando, miracolo di Meret sul tiro di Anquist, il calcio d'angolo di Bernabei, attenzione, il Parma con l'uomo in meno ci riprova, l'angolo l'ha battuto, è andato anche Del Prato, poi c'è ancora, e vuoi fischiare, è finita, e che siamo alla finale del mondiale, è finita Armelo Lukaku, 2-1 Napoli, che vittoria, è stata... prendetemela lì, sono distrutto, Allora grazie anche per comunque le risate, perché ci hai rallegrato la serata, insomma questo c'è un po' di negatività dopo il Milan, però grazie anche per il tuo ottimismo e anche insomma per le tue reazioni che sono state veramente simpatiche, Gianluca, da spettatore neutrale uno, questa è una sliding door incredibile, perché vincere una partita di questo genere, attenzione, non solo il rimonta negli ultimi minuti, ma dopo un calcio di rigore prima fischiato e poi cancellato, quindi dal punto di vista psicologico tante volte perdi la concentrazione, invece sono andati avanti ad attaccare, la seconda, lo dico ovviamente da suo fan, solo con Conte rimonti e vinci queste partite. Assolutamente, senza, però senza dobbiamo stare anche su quello. Non è una partita. Sì, sì ragazzi, vorrei sapere anche un commento da parte vostra. No, ma dico, noi non l'abbiamo vista la partita del Napoli, però immagino che abbia meritato di vincere. Sì, sì. Però quando tu una partita poi non hai più il portiere, devi mettere un giocatore di movimento in porta, è chiaro che è presumibile che cambia, dovresti tutto vincere senza... tranquillità. Però volevo ti dirò, capire, Wagner, prima del rigore dato e poi cancellato, nonostante ci fosse un giocatore in porta, il Napoli non riusciva mai a tirare, perché il Parma era veramente ben disposto. Ma volevo sapere, come l'hai visto Lukaku? Era in forma oppure... Figlio mio, ma come lo vediamo, è entrato Lukaku, ha fatto gol. Ma nel senso, l'hai visto muovere. Ragazzi, Lukaku è il totem. E il totem insieme a Conte, Lukaku, Neres, Lukaku, Kvaratskhelia, questo è il tridente, Conte allenatore, Meret miracolo, il resto non conta nulla, veramente non conta nulla, in una partita folle, pazza, incredibile. Allora ragazzi, andiamo invece su quello che è successo, perché adesso avremo anche le voci dei protagonisti all'Olimpico, direi di andare a vedere anche i promossi e bocciati, poi ci soffermiamo sui raggi X degli attaccanti. La nostra redazione promuove Leao, Ebram e Pulisic, quindi Pulisic dall'inizio, Ebram e Leao invece da subentrato. Scusa, devo dire Chiara, se posso che dire mi è piaciuto anche... molto la tutti il dai e vai, le triangolazioni tra Ebram e Leao. Comunque sì, ma scusami, io... cioè. Va bene, hanno fatto quell'azione, ma non è possibile che tu tutto il secondo tempo fai solo quella roba lì. Cioè il Milan nel secondo tempo non è entrato in campo. Io andrei da Fonseca a parlare, a chiedere, indipendentemente dalle scelte all'inizio, lasci fuori Teo, Leao, tutto opinabile, tutto ci può stare. Ma quello che gli vorrei chiedere è, ma come fai a concedere a
la Lazio di prendere confidenza e di ribaltarti le partite. Dopo che tu stai vincendo, dopo che nel secondo tempo il Milan ha solo giocato praticamente con quell'azione lì e poco altro. Cioè io non, è inconcepibile un atteggiamento del genere. Non mi capacito di sta roba, sì, di sì. Vedere proprio il Milan super sfilacciato, di prendere sempre lo... Ma ragazzi, sono gol in fotocopia quelli che prende. Allora facciamo così, dopo mi vai tu la lavagna, ok? Noi raccontiamo quello che è successo e tu muovi le pedine, così facciamo vedere anche a caso, magari chi non ha visto i gol in fotocopia che ha subito il Milan. Pubblicità, ci fermiamo 2 minuti.